Ho qui davanti a me un'insegnante di lettere, una madre, una donna con le stellette, un capo scout, e molto di più. Vorrei chiedere a lei come si definisce. Soprattutto mamma di Elena e Marta, che sono le mie due figlie, e anche sposa di Giovanni, che è mio marito. Insegnante di lettere, perché è stato un lavoro che ho scelto e voluto, che ho fatto con molta passione e molto amore. Sicuramente capo scout, perché è un altro pezzo della mia identità. Impegnata in politica per passione e per passione civile, per l'idea di cambiare il mondo in meglio da tanti anni e momentaneamente ministro della difesa. Certo, Roberta Pinotti dobbiamo dire anche genovese, forse genovese non è corretto San esattamente, e infatti stavo Pierdarenese. per dirlo. È vero che è stata insegnante di lettere, è vero che è entrata in politica molto tempo fa, pur essendo così giovane da essere ministro della difesa, la prima donna ministro della difesa. Allora, San Pierdarena non è Genova perché San Pierdarena. Insomma, è sempre stato uno zoccolo duro operaio e anche tradizionalmente una città rossa. Suo padre era operaio. Dov'è finita la classe operaia e chi se ne cura? Beh, ce n'è ancora un po' a Genova. Per me, frequentare anche i luoghi di produzione, cioè le fabbriche, capire il lavoro dall'interno è sempre stato un pezzo importante della mia formazione politica. Oggi mi occupo di grandi aziende perché, per esempio, abbiamo molte relazioni con Finmeccanica perché ha molte cose che riguardano la difesa, ma spesso per me parlare con i lavoratori è servito per capire come si poteva aiutare a mantenere il lavoro. Mio nonno era un tornitore dell'Ansaldo e mio papà era un operaio dell'Enel. Oggi ovviamente sono molti meno. San Pierdarena era chiamata la Manchester d'Italia perché è uno dei luoghi dove nasce l'industria in Italia. Lì c'erano le grandi concentrazioni dell'Ansaldo, c'erano moltissime industrie e migliaia e migliaia di operai, quindi oggi è cambiato. Ci sono numeri molto più ridotti, ma ci sono ancora gli operai, c'è l'Ilva, ci sono gli operai nelle aziende di Finmeccanica, ci sono gli operai di Fincantieri, quindi ci sono ancora gli operai a Genova. Ci sono poi molti nuovi operai, tra virgolette, che sono quelli che lavorano anche nell'alta tecnologia e che trasformano le cose in modo diverso da come veniva fatto in passato. Questo è interessante anche dal punto di vista politico, cioè contano ancora gli operai come classe operaia, ma c'è una nuova classe di nuovi operai di cui tener conto, no? Certo, a volte parlando con giovani ingegneri che vengono assunti, se uno chiede qual è il loro stipendio, vede che sono stipendio molto simile, diciamo, a quello che è uno stipendio di un operaio assunto. E da questo punto di vista ci sono giovani qualificati che stanno lavorando a progetti importanti, che abbiamo bisogno di tenere in Italia, che abbiamo bisogno di valorizzare, abbiamo bisogno anche di far crescere, così come lo dobbiamo fare con gli operai, i qualificati, che devono avere il diritto ad avere una retribuzione adeguata. Lei è sempre stata battagliera, ho letto in un'intervista che si definiva un maschiaccio e immagino sia stata anche un po' femminista, lo erano Sì, tutti in certi anni. senza esagerare, cioè mai con l'idea un po', cioè, a volte nel femminismo ho percepito un po' questa idea di separatezza rispetto, diciamo, all'universo mondo, cioè le donne come se comunque il rapporto col mondo maschile fosse da evitare perché in ogni caso un'altra metà del mondo con cui non avere Anche rapporti. qualche Non problema così. con la propria femminilità, Sì, no? forse Da sì. nascondere. Non così, cioè non quindi con l'idea di battaglie che diventavano esclusivamente di donne, diciamo, che si escludevano un po' dal complesso della vita, ma l'idea invece che le donne potessero fare tutto quello che fanno gli uomini e che questo dovesse essere affermato e fossero in grado di farlo con la loro diversità, è un'idea che ho sempre avuto molto forte e che per esempio mi passava mio papà quando io ero piccola e mi diceva: Roberta, le donne devono poter fare tutto quello che fanno gli uomini. A 18 anni devi prendere la patente, ti devi laureare e quando ti sposerai non lasciare mai il tuo lavoro perché non si sa mai. Bisogna mascolinizzarsi per lavorare in un ambiente prettamente maschile? No, 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 no. Io penso che si debba rimanere se stessi sempre e quindi guai all'idea di scimmiottare, diciamo,
altri o di non essere se stessi. Io ho, diciamo, quello che sono, la stessa Roberta Pinotti entrava in classe a spiegare Dante o Foscolo e entra oggi a parlare con i vertici militari, ma non c'è un... Però si è tagliata una lunga treccia con cui la ricordano. Questo è vero, ma perché secondo me ad una certa età avevo voglia di cambiare, mi sembrava che il capello lungo che ormai portavo da tanto tempo non fosse più cambiare stile, adatto al mio carattere in quel momento. Pare sia adorata dalle forze armate, in qualche modo auspicavano una sua designazione a ministro. Adorata no, però percepisco una stima, questo sì. Perché volevano una donna da comandare o perché conoscono la sua energia? Questa è una bella domanda, non lo so se in qualche modo... No, io penso che loro sapevano che da tanto tempo mi stavo occupando del tema delle forze armate, della difesa, e quindi penso che volessero una persona che conosceva il loro mondo e che avesse anche una certa forza politica, e penso che sia questo il motivo per cui desideravano una mia designazione. Molto spesso nel passato a volte uno si trovava a fare il ministro della difesa volendo fare altro, non so, penso a Spadolini, penso oppure a Andreatta che era un grande economista, e poi sono stati bravissimi ministri della difesa. In questo caso io volevo, cioè se mi avessero detto in politica che cosa mi sarebbe piaciuto fare, avrei detto fare il ministro della difesa, e quindi forse sentivano questo. Lei è stata capo scout per tanto tempo, ha imparato a comandare o a mettersi al servizio degli scout? Secondo me il senso più profondo del comando è il mettersi a servizio, sia che parliamo, diciamo, di un comando del fare il capo scout, ma sia se parliamo anche della capacità di essere ai vertici un dirigente di azienda oppure un generale. Cioè, importante che tu dai delle linee, che riesci a mantenere, penso alle forze armate, la disciplina, ma la cosa fondamentale è che quello che fai, il motivo per cui dai quell'ordine o quell'indicazione, nasce dal fatto che tu vuoi fare il bene complessivo, non da un'affermazione del tuo potere, della tua volontà. In questo senso non c'è contraddizione fra spirito di servizio e anche capacità di comandare o di condurre. Lei è entrata nel Partito Comunista in anni in cui c'era ancora, anche se si stava sgretolando, la cortina di ferro. C'è qualche contraddizione nell'essere cattolica, nell'essere stata comunista, posso usare il passato, e nel lavorare nella difesa? Io in realtà mi iscrivo al Partito Comunista Italiano nel 1989, che è l'anno della caduta del muro di Berlino e l'anno della svolta, cioè l'anno in cui Occhetto aveva detto bisogna trasformarci, aveva chiamato a raccolta associazioni cattoliche. Io ricordo che quando io mi sono iscritta al Partito Comunista, per esempio persone della Caritas insieme a persone delle ACLI si stavano avvicinando in quella che allora si chiamava Costituente. Poi alcuni sono rimasti e altri no. Quindi non vivo la Federazione Giovanile Comunisti Italiani, non vivo, diciamo, l'esperienza della formazione comunista. Votavo PC anche prima di iscrivermi al Partito Comunista, perché lo sentivo il partito, come lei diceva, nella delegazione operaia in cui sono nata e mi sono formata, più vicino a quello che io ritenevo gli ultimi. Quindi ci leggevo, diciamo, un pezzo del mio modo di intendere il Vangelo in questo voto che io facevo. Quindi non sono mai stata comunista, questa è la verità, nel senso che io sono sempre stata in un'organizzazione cattolica, facevo la scout, votavo a sinistra e votavo il Partito Comunista Italiano. Mi sono iscritta però l'anno in cui questo partito si trasforma e diventa altro, perché lì l'ho sentito e poteva diventare più il partito in cui mi identificavo tanto da iscrivermi, perché un conto votare un partito o un conto iscriversi. Prima, oggettivamente, pur votandolo, non mi sarei iscritta. Lei immagino sia stata pacifista, tutti lo siamo stati da ragazzi, secondo me lo siamo, ma mi spieghi che cosa si può intendere per difesa della pace e la differenza tra difesa della pace e pacifismo? C'è
certamente da giovane, io, come ancora adesso, cioè non è cambiato, io penso che auspicherei e vorrei un mondo dove non c'era necessità delle armi. In ogni caso inorridisco di fronte alla violenza e non ho nessuna passione per quello che riguarda anche giusto quelle che sono gli armamenti. Non è una cosa che mi attira, non è un tema che mi affascina, anche se sono tecnologicamente avanzate, possono essere, non subisco il fascino di queste cose. Ma crescendo, quindi, ho capito che il tema dell'aiutare gli altri e del poter intervenire perché non ci sia violenza, purtroppo in un mondo che non è tutto buono, pensiamo a che cosa è successo recentemente, ammazzati centinaia di bambini mentre sono a scuola in Pakistan soltanto perché erano figli di appartenenti all'esercito, per dimostrare una volontà di potenza e di odio incredibile. Quindi purtroppo non è un mondo dove non ci si deve difendere. Allora, chi può tenere l'uso della forza? Deve essere lo Stato. Lo Stato deve poterla tenere e poterla usare quando è necessario. L'Italia ha all'articolo 11 della Costituzione che dice come deve essere usata la forza e dice non possiamo usare le forze armate per aggredire, ma possiamo usare la capacità delle forze armate per impedire che avvengano genocidi, che avvengano soppressioni di diritti umani. E in questo senso ho capito che esiste la necessità delle armi. Come la capiscono i cittadini, sanno che perché i carabinieri vanno in giro con una pistola, non perché vogliono sparare alle persone, ma perché sanno che se c'è un abuso devono poter intervenire anche fermandolo e quindi esibendo un'arma. La stessa cosa vale per le forze armate, che sono invece organizzate diversamente e intervengono in altri tipi di violenza, che è quella appunto più pianificata, oggi soprattutto quella del terrorismo, in passato è stata quella di stati contro stati. Lei quando è entrata in questo mondo, quindi prima di diventare ministro, ha capito che serviva per proteggere e che quindi anche le armi possono servire a proteggere? Certo, è così. E questo è stato il passaggio, diciamo, dall'età adolescenziale in cui tu dici no a tutte le armi perché dici non vorresti un mondo di violenza, se vogliamo una percezione più adulta di quello che serve, cioè la difesa deve servire per proteggere. È così che è la difesa in Italia, da quando c'è la nuova Costituzione è così che è la difesa in Italia ed è così che in realtà noi agiamo nelle diverse missioni. Pensiamo in Libano, una missione fortemente voluta dall'Italia, da quando noi abbiamo fermato una guerra fra Israele e Libano e da quando ci siamo noi, per quel conflitto non ci sono più stati vittime. Questo vuol dire qualche cosa. Quindi non è un luogo comune o una difesa di scuderia dire che i nostri soldati non sono guerrafondai? No, io penso che bisogna sempre vigilare su come ciascuno si percepisce, proprio perché stiamo parlando di forze armate. Ma io ho fatto molte esperienze nelle missioni internazionali ed è anche per questo motivo che sono contenta di fare il Ministro della Difesa, proprio perché li ho visti come operano nelle missioni e qual è la loro attenzione alle persone che vanno a tutelare. Non è un caso che le forze armate italiane siano così stimate in tutto il mondo e che nei posti dove sono andati, sia l'Afghanistan, sia al Libano, sia nei Balcani, tutte le autorità con cui parlo o i rappresentanti della popolazione mi ringraziano per quello che mi hanno fatto e mi hanno detto rimanete voi, rimangano gli italiani, perché loro sono attenti, veramente attenti, non solo a stabilizzare il territorio dal punto di vista di sicurezza, ma anche ai bisogni più importanti e profondi che vengono dalla popolazione. In Afghanistan mi hanno fatto conoscere loro una parlamentare, parlo di molti anni fa, nel 2006 quando ero presidente di commissione, una parlamentare appena eletta, molto votata, di una etnia diciamo più debole, però molto ben voluta dalla popolazione e mi hanno detto, sa, noi la portiamo con noi quando andiamo a visitare i villaggi lontani. E io ho chiesto perché. Dicono perché lei è chiamata come tutti i parlamentari ad andare in giro per il collegio, ma essendo una donna nessun uomo la vuole accompagnare, allora lo facciamo noi e lo facciamo perché vediamo che è una donna così appassionata del suo popolo che può essere un futuro per questo paese e quindi per questo l'avevano sostenuta. I nostri soldati, lei è volata in India quando è stato male Massimiliano La Torre, qualche volta sembra di essere sotto scacco, di non riuscire a farcela, la vicenda dei nostri marò è sicuramente appare come un segno di debolezza, di impotenza, e sono quasi 3 anni.
è l'Italia che conta poco o bisogna usare delle cautele, delle accortezze, si è sbagliato forse? E come si reagisce davanti a un problema così grande che immagino la prenda anche personalmente? Beh, chiunque riguardi tutti questi 3 anni non può non vedere che ci sono stati probabilmente anche degli errori, ma non è questo, non voglio aprire adesso il tema degli errori, perché sono in questo momento io ministro e pur essendomi trovata questa situazione, non avendola creata, però la voglio risolvere, con grande determinazione. Certo, è difficile quando gli strumenti non sono tutti completamente nelle tue mani, però questo è un paese che non è vero che conta poco, è che questa situazione è una situazione difficile, chiunque dice può essere risolta facilmente, dice una sciocchezza, ma io so bene che noi la dobbiamo risolvere e quindi non mi muovo da questa determinazione che è quotidiana. Ci lavoro, ci penso, parlo con gli esperti, faccio tutto il possibile, cerco di stare vicina ai nostri 2 fucilieri e alle loro famiglie sempre e poi so che la dobbiamo risolvere e la risolveremo. Questo è proprio una certezza, quindi... La dobbiamo risolvere e la risolveremo. Proprio. Promesso. Promesso. Allora io dico questo, quando uno fa questo lavoro sa che non tutto dipende da se stesso. Io penso che però ciascuno ci debba mettere il massimo impegno e la massima determinazione e tutto quello di cui è capace. Io questo lo sto facendo, quindi non ho da rimproverarmi nulla, non ho da dire forse avresti potuto fare di più. E io so che quando si lavora così alla fine il risultato arriva ed è per questo che ne sono certa. Noi ce l'auguriamo, resta però quella parola che io ho buttato lì non a caso prima, impotenza, e comunque l'impotenza fa parte della dimensione dell'uomo, la si vive in politica ma anche a livello esistenziale. Come se ti fermi devi prenderlo da una parte diversa, ma riuscire lo stesso ad arrivare all'obiettivo. Con i figli si fa così e un po' così anche con le situazioni difficili. A volte devi prenderle di petto le cose, altre volte no, le devi prendere aggirandole, altre volte devi trovare strade diverse. Una delle prime immagini di lei deputata è quando allattava la sua bambina in Parlamento. La prima cosa che mi ha detto di lei è: sono mamma delle sue 2 figlie. Ecco, la ritiene la maternità una delle sue prime vocazioni, se posso usare questo termine? Per me è l'esperienza più importante della mia vita e nonostante faccia un lavoro che da tanti anni mi porta spesso lontano da casa, in questo periodo mai come nella mia vita purtroppo sono spesso lontano da casa, per me il primo pensiero comunque sono sempre le mie figlie e so che devo mantenere un equilibrio con loro e pur con tutti gli impegni internazionali importanti che ci sono, quando penso di dover essere a casa faccio in modo di esserci, perché una mamma sa fino a che punto può non esserci e quando invece non può mancare. Sono dispiaciute loro? Arrabbiate o dispiaciute? Arrabbiate no, sono, devo dire, anche molto orgogliose. Loro, anche la piccola, pur essendo più piccola, dice: so da dove sei partita mamma, il fatto che tu sia arrivata addirittura a essere la prima donna ministro della difesa, sapendo insomma da dove partiamo, dal fatto che sono di famiglia, diciamo, di origini, come diceva lei, operaie, è un motivo di orgoglio. Però certamente dispiaciute sì, io lo vedo quando arriva a casa, mi arrivano addosso tutte e due e diciamo non smettono l'una o l'altra di raccontarmi alcune cose, perché un conto è farlo per telefono o per WhatsApp, un conto è farlo di persona, quindi certamente questo è un po' mi manca, quindi un po' mi dispiace e di questo comunque una donna un po' si sente sempre anche un po' in colpa. Lei ha proposto di dedicare il 10 dicembre a Goffredo Mameli come giornata nazionale, che è suo concittadino e che è naturalmente l'autore del nostro inno. Allora, l'inno, la bandiera, la patria, c'è un amor patrio trascurato. Che significa per lei la parola patria?
Secondo me c'è invece una riscoperta della patria, soprattutto dopo l'anniversario dei 150 anni, secondo me c'è stato un cambiamento. Io non mi sarei aspettata tutta quella partecipazione. Lo vediamo poi anche al 2 giugno. Il 2 giugno c'è stata una partecipazione fortissima. Mi diceva il presidente Napolitano che non si ricordava una partecipazione così numerosa. Allora, in realtà, secondo me, invece, mentre prima sembrava che la patria fosse un valore di una certa parte politica, ecco, giusto negli anni 70-80 sembrava che la bandiera, l'inno, la patria fossero di destra. Invece adesso, fortunatamente, non c'è più. Da quando esiste il Partito Democratico canta all'inizio delle proprie assemblee l'inno nazionale. Quindi la patria non è più il valore di una parte politica, e questo è giusto, e penso che nel cuore dei cittadini invece ci sia una riscoperta del sentirsi italiani. Lei ha fiducia nel nostro paese? Si è mai pentita di essere entrata in politica vedendo certe derive della politica a livello di corruzione, ma anche a livello proprio di caos, di non volontà di costruire insieme? No, non mi sono mai pentita. È complicata la politica, ho visto tante cose che non mi piacciono e non mi sono piaciute. Non ho mai fatto niente di diverso di quello che ho sempre pensato fosse giusto. Non ho mai dovuto, a volte si racconta la politica come il luogo dove devi subire comunque dei ricatti o devi fare delle mediazioni a ribasso. Io non l'ho mai fatto nella mia vita e quindi non accetto che si dica che per fare politica bisogna per forza fare quel tipo di percorso. Stavo per chiederglielo, perché persino il Papa ha detto che alle volte per dialogare bisogna ingoiare molti rospi. Ma questa è un'altra cosa, il saper ingoiare rospi vuol dire mettere da parte il proprio orgoglio, sapere che devi saper recedere, questo è giusto, ma non fare delle cose che ritieni che non siano moralmente ineccepibili o che tu non condividi completamente, questo no. Quindi non mi sono mai pentita perché io penso che la politica sia lo strumento più potente e più forte per cambiare il mondo. E certo lo devi usare bene. Mi inorridisco di fronte al fatto che si leggono non solo sacche di corruzione, ma veramente un dilagare. Quando ti aspetteresti che finalmente questo paese, la lezione l'avesse imparata definitivamente, non è così. E quindi questo certamente mi fa inorridire, mi fa arrabbiare e bisogna combattere continuamente su queste cose, però di pensare che poi la politica sia quella, cioè quegli esempi negativi che emergono sono davvero comunque una parte minima di tutte le persone che con dedizione e passione alla politica si danno perché hanno un grande senso civico. Lei ha amici tra i politici e qui anche al Ministero? Sì, certo, sono tanti anni che faccio politica e sarebbe triste se non avessi trovato anche in questo ambiente degli amici, certo, ho persone di significato con cui ci sono relazioni umane importanti, ci si può voler bene anche essendo politici, non per forza bisogna essere in competizione. È un Ministro della Difesa, a chi obbedisce? Penso che obbedire vuol dire, l'insegnante di lettere me lo ricorderà, da ascoltare qualcuno, no? Chi ascolta prima? Suo marito, ascolta un maestro, ascolta un padre spirituale, un generale. Mio marito è importante, non potrei dire che, se dovessi dire a chi obbedisco di più direi alle mie figlie, diciamo come elemento, nel senso che dove obbedire, come diceva lei, ascoltare, che prima di tutto sento comunque il mio dovere di madre, quindi di capire quelle che sono le loro esigenze. Con mio marito c'è uno scambio importante, più che di obbedienza, davvero di confronto ricco, cioè per me è comunque un punto, quando io vado a casa racconto tutto, insomma, è un punto di confronto importante, il suo punto di vista mi interessa, così come lui fa con me per il suo lavoro, quindi abbiamo su questo un confronto. E poi non ho una figura di riferimento, però tante figure di riferimento, cioè quando devo prendere decisioni importanti, alcune sono figure affettive, altre sono figure morali, se vogliamo, le sento. Per chi guida dei soldati, la paura cos'è? Guardi, io tendenzialmente sono una persona che riesce a gestire la paura, mi sono trovata in situazioni in cui uno poteva essere preso dalla paura e invece l'ho gestita e l'ho dominata, diciamo. Quindi non sono una persona che si fa attanagliare dalla paura se c'è un rischio immediato.
però c'è una paura che invece mi prende. Quando prima citavo l'episodio dei bambini e dei ragazzi uccisi a scuola in Pakistan, ecco, se io mi fermo a pensare al male del mondo, a quello che può avvenire, magari rispetto alle mie figlie o comunque agli affetti, ma anche ai bambini del Pakistan uguale, ecco, quello mi fa paura, cioè pensare che esista un male così grande nel mondo che può progettare l'assassinio a sangue freddo di bambini in una scuola, è una cosa che mi fa paura. E quella è più difficile da affrontare, ecco, non tanto il rischio immediato che saprei affrontare, ma la paura di chi progetta il male per gli altri, cioè quello mi fa paura. I soldati che lei frequenta hanno paura, sanno gestirla perché sono educati a gestirla, ma è normale avere paura? Certo che è normale. E penso che forse potrebbero risponderle come le ho detto io sulla gestione del rischio immediato. Chi fa il soldato, ben più di me, deve sapere che nel momento del pericolo deve gestire la paura, perché sennò mette a rischio la sua vita o la vita dei suoi militari, se è un comandante, o la vita di persone civili, quindi sono educati a gestirla. Però avere paura è non solo un sentimento umano, è giusto avere paura, cioè è corretto. Il problema è se tu la sai gestire oppure no, quindi immagino che anche loro ce l'abbiano, ma non lo ritengo un limite questo. E il coraggio? Il coraggio si può imparare, come avrà spiegato i suoi studenti, ed è proprio così che se uno non ce l'ha non se lo può dare, come diceva Don Abbondio nei Promessi Sposi? No, secondo me il coraggio si può imparare se, diciamo, si trasmette l'idea che nella vita si deve anche fare fatica. Cioè, ogni percorso e ogni cima che devi raggiungere, quando la raggiungi è bellissimo, ma tu sai che per raggiungerla devi fare fatica e devi mettere un passo dopo l'altro e devi sapere che a un certo punto il respiro si rompe e devi riuscire comunque a resistere e andare oltre. La stessa cosa vale per il coraggio. C'è chi tendenzialmente può esserlo di più, altri lo possono essere di meno, però qualsiasi persona può superare i propri limiti se decide su quello di fare fatica. Giovanni Paolo II aveva esordito dicendo non abbiate paura. Spalancare le porte a Dio toglie la paura? La preghiera dà forza? Sì, la preghiera è sicuramente un elemento che dà forza, cioè poter pensare che esiste uno sguardo di Dio che va oltre tutta la superficialità, ti arriva dritta al cuore e guarda direttamente chi sei, e guardandoti dentro vede il bene e il male che è in te e ama te stesso e ti ama lo stesso, pur vedendo anche i grovigli più difficili che ciascuno di noi può avere, è un grande elemento di rassicurazione e di forza. Non è solo consolatoria la preghiera, l'affidarsi no. a un altro? No, la preghiera è prima di tutto l'accettazione del proprio limite, che è la cosa più importante che deve fare qualsiasi essere umano per diventare una persona capace di essere in relazione con gli altri. Sono guai a pensarsi illimitati, e quindi l'idea di affidarsi a Dio è intanto il sapere che ciascuno di noi ha dei limiti, ci sono cose che non puoi controllare, non è possibile per quanto tu lo decida, e quindi ti devi poter affidare. Siamo volati su proprio all'anima, nel senso che l'anima è il cuore dell'uomo, è la verità più profonda dell'uomo. Se dovessi chiederle una musica che viene dall'anima di Roberta Pinotti, che racconta il cuore o che la emoziona particolarmente. Guardi, a me è sempre piaciuto il Bolero di Ravel, perché questa idea del crescendo, del fatto che comunque c'è qualcosa che si ripete ma va in crescendo, mi dà l'idea di percorso, diciamo, che comunque continua, cioè che non ti fermi mai, che comunque devi riuscire ad andare sempre un po' oltre. E poi qualcosa che ti prende, no? Sì. E che ti trascina, e anche una... E poi energica, è una cosa che ti trasmette il fatto che comunque ce la puoi fare. E poi se non erro comincia qualche strumento, poi arriva l'orchestra. Esatto. E quindi è la squadra che continua a funzionare. Grazie davvero. Grazie.